Salve a tutti ragazzi, siamo qui per fare un unwrapping di un prodotto Huawei di cui non ricordo bene il... è un cellulare, smartphone Android, ricordo 5 megapixel. Lo scartiamo con utilizzando la forbice, distribuito, cioè venduto da Amazon, prodotto quindi cinese, Huawei è cinese, lo scartiamo. È un cellulare, dovrebbe essere lo Huawei, se riesco sempre ad aprirlo, G, com'era? S, vabbè adesso lo dico, scusate non me lo ricordo bene la sigla, dopo la diciamo. Comunque 5 megapixel, 4G, cioè 5 megapixel, 5 pollici la grandezza dello schermo, poi 4G, camera a 8 megapixel e un quad core Android KitKat mi sembra. Dunque eccolo qua, è un Ascend G620 S. Allora, cosa ha di buono questo cellulare? Il prezzo, perché è stato pagato, ve lo dico, 140 euro circa, spedito a casa. Prima spedizione, il pacco è andato perso, non mi era mai successo su Amazon, dopo anni e anni di acquisti, quasi 10 anni di acquisti da Amazon, non mi era mai successo. Una volta un pacco addirittura dei fumetti con acquistati in America mi sono arrivati dopo 6 mesi, ma sono arrivati a Natale, sono arrivati a Pasqua, un po' imbarazzato, però sono arrivati tramite nave, non so, ero impazzito, avevo scelto una cosa del genere. Però questo qui, allora me l'hanno rispedito, io l'ho chiamato, ho richiesto l'intervento di Amazon, erano gentilissimi, ti richiamano loro in pochi secondi. Lo apriamo allora, questo nascendo, ok, e praticamente me l'hanno rispedito in meno di 24 ore tramite corriere. L'altro è andato perso, se dovesse arrivare mi hanno detto di rimandarlo indietro ovviamente al mittente, e quindi questa è un'altra particolarità. Allora, cosa c'è di buono appunto? Niente, io credo che abbia di buono, uso parecchi cellulari Asher, parecchi cellulari Huawei, e alcuni di questi ve li mostro perché potrebbe essere interessante, dovrei averli qui nel mio ufficio, sì, è interessante, per vedere le funzioni che sto facendo acquistando praticamente quasi esclusivamente cellulari Huawei. Il primo Huawei che ho acquistato, che acquistai un anno e mezzo fa o 2 anni, è questo, è un G, non me lo ricordo, comunque questo qua, 4.8, non so, più piccolino. Il secondo è questo che sto utilizzando fino ad oggi, con un bel fodero, è uno Huawei Dual SIM, vedete, Dual SIM, 5 pollici, un po' come questo, però è 3G e poi praticamente ha una fotocamera un pochino meno buona. Anche questo è un quad core, questo invece è un dual core, quindi un po' più lento, insomma, che però ha avuto dei problemi col vetrino, vabbè quelli sono problemi personali perché comunque cadendo l'ho dovuto sostituire e si è ridotto con un'altra volta. Questo invece ho soltanto un problema tecnico, diciamo, con la foderina, perché muovendosi spegne il cellulare, ma quello si può cambiare e si rimuove. Andiamo a vedere questo nuovo Ascend, quindi ecco l'evoluzione, la possiamo lasciare qui per vedere come sono un fedele Huawei, quindi Huawei insomma mi dovrebbe premiare, no? Mandandomi i prodotti da provare, così io li recensisco. Abbiamo un quad core a 1200 GHz, ormai sono da tempo in commercio gli octa core, no, ma per me va bene ancora un quad core. HD, lo schermo a 5 pollici, vedete, fotocamera un pochino meglio, 8 megapixel e 2 megapixel con la frontale. È un KitKat Android, credo che si chiami KitKat 4.4, è 4G LTE. Eccolo qua, bello, insomma anche ha una scocca molto bella, devo dire, sempre meglio, vedete la netta differenza, comunque sono prodotti anche fino. Anche abbastanza fino, sono dei bei prodotti. Il prezzo, ovviamente, guardate che bel cellulare, fate anche scena, no? Messo anche, è in arrivo anche la fotelina per questo, insomma, è anche comodo da tenere, bello lungo, insomma, è una cosa irrisoria se pensate, non so, a un Samsung S6, S5, certo, Samsung S6, S5 è meglio di questo, ovviamente, come cellulare, però poco meglio, secondo me,
mentre il prezzo è 5-6 volte tanto, insomma, quindi qualità-prezzo, Huawei, secondo me, non si batte attualmente, questo è il mio parere personale, poi, ripeto, ognuno faccia quello che meglio crede, ovviamente, se uno ha i soldi da spendere, li spende, insomma. Però ecco, io questi li consigli, li posso consigliare tranquillamente, mi trovo bene e quindi li sto acquistando. Non lo faccio per fare pubblicità, lo faccio solo per dire una mia opinione personale, come potete vedere, proprio perché li utilizzo e ovviamente poi in tempi comunque di crisi risparmiare anche sugli smartphone. Io purtroppo ne consumo parecchi perché spesso mi cadono, poi li passo, insomma, a volte si rompono, quindi li devo anche, diciamo, comprare spesso. Andiamo a vedere il pacco, stiamo parlando di unwrapping, di apertura, vabbè, c'è la garanzia, ci sono le istruzioni, le vedo anche online ovviamente. Oh, vediamo, oh, belle cuffie che a me durano sempre 2 o 3 giorni, le cuffie poi le rompo, non so perché, ho questa capacità. C'è un altro caricabatterie, un caricabatterie, siamo a e poi il solito filo USB classico. Per caricare, eccolo qua, per caricare. Punto finito, non c'è nient'altro, va bene così, importanti le cuffie, credo, insomma, e niente, questo è tutto quanto. Quindi, che dire, questo è monosim, cioè nel senso che è difficile trovare cellulari 4G dual sim, mi hanno detto che ancora non li hanno fatti, mi sembra che ce n'è qualche modello, comunque sono pochi, e mentre quell'altro, ripeto, è 3G. Quindi diciamo che perché sono voluto passare a questo? Perché voglio cominciare a entrare nel mondo dell'LTE 4G e poi perché insomma basta per quello. Vi saluto, per il momento è tutto, ci stanno chiamando, a più tardi per altre, rimanete, iscrivetevi e a più tardi per altre recensioni.